l'emozione di tornare qui, in Villa Traversi, dopo due anni, e che mi permettano i proprietari, Villa Traversi è stata ed è un po' la casa della cittadina. Da oltre 30 anni le migliori manifestazioni, le migliori serate le abbiamo fatte in questo complesso monumentale, questo sempre grande, grazie alla famiglia, a Luigi Antona prima e a Giovanni Antona adesso, che ringrazio pubblicamente con la mamma Federica. E la moglie Francesca, che non c'è, oltretutto. Quando sente parlare, dov'è? Quando sente parlare di cittadina, gli viene l'esaurimento, scappa. Eccola là in fondo. Sei una birba. Ci snobbi sempre. Va bene. Diamo l'inizio alla serata, facciamo accomodare il corpo bandistico, la cittadina. In questi anni purtroppo è venuto a mancare qualcuno e mi dispiace dell'ultima partenza del professor Eugenio Boga, che è sempre stato assiduo spettatore dei concerti della cittadina e seguace della Santa Cecilia, perché è un grande estimatore della musica classica. Eccoli qua. E le signore come si presentano bene quando fa caldo. Anche questa sera avremo delle sorprese durante il concerto, vi saranno annunciato per tempo. E chiamo quindi la cara, brava e bella signora Bustelli, qui con noi, che presenterà la serata. Ciao Manuela. Manuela, che vi ricordate, due anni fa aveva un bimbo piccolo, Michelangelo, che adesso è diventato già un fanciulletto prepotente. Allora, per me, presentiamo il maestro Sergio Carlo Vicerina. E dobbiamo constatare che è rimasta la tradizione di dire cittadina uguale a pioggia, perché anche ieri sera durante le prove si è messo a piovere, tant'è che l'abbiamo dovuto sospendere tutto, correre a casa. Il maestro è corso a casa con un certo entusiasmo, il che, non so, mi fa pensare qualcosa, mi si è abituato tu, e che ha la grazia di piacere alle donne, beato lui. Che strumenti? C'è la bacchetta, no, anche se si bagna. Io penso no. Bene, Manuela, vuoi presentare il primo pezzo? Bravo. Grazie. Iniziamo con la sinfonia numero 9 di Dvorak. Mi hanno appena corretto, Nota anche con il titolo di Sinfonia dal Nuovo Mondo. È la nona e ultima sinfonia del compositore ceco. Il titolo si riferisce al Nuovo Mondo, ossia il continente americano, poiché fu composta negli Stati Uniti quando Dvorak era direttore a New York del National Conservatory of Music of America. Per accettare l'incarico, il compositore pose la condizione che gli studenti, dotati di talento ma privi dei mezzi economici, sarebbero stati ammessi gratis alla scuola.
La cultura locale, infatti, stimolò e arricchì il compositore, che propose una sinfonia di matrice classica europea, ma contaminata dalla musica autoctona. Si narra che Neil Armstrong portò l'opera sulla Luna durante la missione Apollo 11. Buon ascolto.
Direi che abbiamo iniziato decisamente con il botto. Complimenti. Ascolteremo ora Palladio di Carl Jenkins, che lo stesso compositore commenta così. Il brano è stato ispirato dall'architetto italiano del XVI secolo, Andrea Palladio, il cui lavoro incarna la celebrazione rinascimentale dell'armonia e dell'ordine. Due dei tratti distintivi di Palladio sono l'armonia matematica e gli elementi architettonici, presi in prestito dall'antichità classica, una filosofia che ritengo rifletta il mio approccio alla composizione. Il primo movimento è stato adattato e utilizzato per lo spot televisivo Shadows, A Diamond is Forever, per una campagna mondiale. Successivamente ha riarrangiato il movimento centrale per due voci femminili e un'orchestra d'archi, come si sente in Cantus in Solitus dal Songs of Sanctuary. Grazie Franco e grazie a tutti. Allora, io
dopo il risultato l'altro giorno mi sono veramente emozionato, forse ancora non me ne rendo conto perché a me non era mai successo un risultato del genere, quindi dovrò ancora capire, ma tanta è la responsabilità adesso, perché comunque avere così tanta fiducia in una persona vuol dire poi trasformare tutto quello che si è iniziato, che si vuole fare in realtà. Quindi è un sollievo essere tornato a essere sindaco, ma anche un peso per pensando a tutto quello che c'è davanti da fare. Ecco. È bello ricominciare a essere sindaco con una serata come queste, anche questo un ricominciare, come dicevi prima, in questo chiostro stupendo, con un concerto che mancava da 2 anni, come tante cose mancano negli ultimi 2 anni. E speriamo veramente con la squadra che presenterò domani di ricominciare a riassaporare tutto quello che per molto tempo non abbiamo potuto frequentare, potuto fare in questa città che è veramente stupenda. Veniamo da una settimana di grande successo per Meda con il Salone del Mobile, dove veramente le nostre aziende hanno lasciato il segno. Infatti il mio detto è che la settimana del mobile Meda è al salone, ma in realtà il salone è Meda, perché parliamoci chiaro, se non ci fossero le aziende di Meda al salone sarebbe un povero salone. Diciamo, questo è sacrosanto. E ho avuto veramente il piacere di girare gli stand, vedere tante facce conosciute, vedere le eccellenze che le nostre aziende sanno fare, produrre e esportare in tutto il mondo. Ho parlato delle difficoltà che ci sono in un periodo, perché dopo la pandemia non ci siamo fatti mancare niente, quindi le crisi energetiche e tutto, però bisogna sempre avere un pensiero positivo e imparare dalle nostre aziende. Il fatto che investano vuol dire avere un pensiero positivo, perché se ti fermi di fronte a difficoltà, allora non hai più prospettive verso il futuro. Quindi mi ha insegnato molto il Salone del Mobile di quest'anno, veramente, e vedere gli investimenti che hanno fatto le nostre aziende deve essere veramente un pensiero che tutti noi dobbiamo avere. Quindi la serata è bellissima, non piove, ha piovuto ieri sera, infatti ho visto, infatti sentivo in lontananza la banda che provava, quindi abbiamo capito subito, e quindi niente, buona serata, perché questa qui è veramente una gran bella serata. Grazie. Grazie. Di solito questo concerto passate elezioni era cavallo per il ballottaggio, e qui tiravamo tra i due contendenti, insomma chi offriva di più i voti erano a disposizione. Quest'anno invece no, abbiamo risolto prima, diciamo così. Chiamiamo Mariani, assessore alla cultura. Indubbiamente il lavoro che hai svolto in questi anni è stato fantastico, impegnativo, e spero che lo sia anche per, anzi sicuramente, per i prossimi 5 anni. Grazie, buonasera a tutti, scusate le spalle un attimo, buonasera alla banda, complimenti e grazie per la serata, e grazie anche a chi monta il palco, mette le sedie e prepara le cose, perché senza l'aiuto fondamentale di tutti si riesce a fare poco. Come diceva Franco, siamo riusciti a fare tanto in 5 anni, anche se per metà pieni e per metà un po' da casa, un po' come si è potuto. Prendo uno spunto, una nuova prima del nuovo mondo, nona di Beethoven, dove parla di inno alla gioia, quindi inno alla pace e alla gioia, che può essere anche il ripresa e ritrovarci ancora in serate come queste. Un unico solo invito, che può essere anche un piacere, teniamo viva Meda tutti insieme, partecipando ai concerti, alle iniziative, ma partecipando anche alle iniziative delle bande, di tutte le associazioni che abbiamo a Meda, che ci danno da fare per noi, per farci uscire, per farci incontrare, per farci anche magari litigare ogni tanto, perché è bello che mandarsi a quel paese per poi ritrovarsi e ridere insieme, perché la città rimane viva se noi la teniamo viva. Ecco, quindi il mio appello, consiglio per divertirci insieme è seguire tutte le varie associazioni che ci sono a Meda, rendendole vive e partecipando. Ci sarà un ricco programma estivo che culminerà poi a settembre col rinnovato palio, dove avremo ancora la sfilata fatta, si spera, ma non visto, con tutti i sacri canoni, comunque come si potrà fare. Un altro momento dove si può dare una mano nel
nel fare, perché lì non è chi è più bravo fa, basta trovarci, si impara e ci si diverte insieme. Franco, grazie, maestro, buona continuazione e buon divertimento. Grazie. Grazie. L'assessore parlava del lavoro che c'è dietro queste manifestazioni e vi assicuro che non è poco. Prendere il palco, caricarlo, scaricarlo, montarlo, portare le sedie, se vi girate attorno, la roba non è poca. Sono qui, si tratta di viaggi e viaggi, di mezzi e materiali. Oltretutto, in questi anni di fermo, abbiamo rifatto anche le pedane del palco, ma siccome avevamo 2 anni di tempo, abbiamo aspettato gli ultimi 15 giorni e quindi ulteriore sudata. Bene, continuiamo. Bene, continuiamo con la vedova Allegra, che gode di ininterrotta fortuna da oltre un secolo, da quando andò in scena per la prima volta a Vienna nel 1905. Una fortuna dovuta ad una miscela davvero equilibrata di temi classici della commedia, denaro, amore e gelosia, di un fascinoso colore musicale e di celebri danze. Operetta delle operette, il capolavoro dell'ungherese Lear parla del tentativo dell'ambasciata pontevedrina di far sposare la ricca vedova Anna Glavari. Corretto? Grazie. Ho i miei correttori automatici qua dietro. Con il conte Danilo, sua antica fiamma. Nel frattempo si sviluppa il triangolo amoroso tra il barone Mirko Zeta, sua moglie Valenciennes e Camillo del Rossillon. Thank you.
se ogni volta viene suonato in questo modo, direi che è normale che venga così acclamato. Complimenti maestro, complimenti corpo musicale, bravissimi. Bene, un arrangiamento dei migliori successi di una delle band britanniche più amate dell'ultimo ventennio. Un gruppo alternative rock che con la voce di Chris Martin riempie stadi e arene con biglietti in sold out immediato. Con Viva la Vida, Clock e Paradise non si può che ballare sulle note di questo medley dei Coldplay, mi dicono essere anche accompagnato da qualche effetto speciale. Thank you.
dobbiamo cogliere l'occasione. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi il maestro Rossetti, maestro Francesco Rossetti, che ha diretto il corpo musicale La Cittadina per 20 anni. Lo prego. Prego Francesco. È un onore averti qui con noi questa sera, dopo tanti anni. La tua banda. Che effetto fa? Che effetto fa? Andate avanti così, continuate, altrimenti si stanno ormai con sparendo le bande. Sì, sì, qui sì, parte mia non più. Vorrei qui anche il vice maestro Moreno. Questo è più rompiballe di suo padre, perché no, guarda. Sono tutti così. Giovanni Antonio, vieni. Allora, te l'ho fatto consegnare dal vice maestro Guidi. Questa è una litografia che avevo fatto per il 125esimo anno di fondazione. Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare come dovuto. Invece non abbiamo fatto più niente. Ma no, tienilo lì, che adesso... Hai fatto male a notare. Grazie di essere venuto. Colgo l'occasione per omaggiare anche il presidente Aldo Bassecchi, che non abbiamo avuto ancora l'occasione di omaggiarlo con la litografia del nostro 125esimo, opera del maestro Osvaldo Minotti. Innanzitutto grazie di essere venuto, tu e la signora, sa che ci fa immenso piacere. Questa è la figura, la musica. Fra un po' tocca a noi festeggiare la stessa cosa. Prendo l'occasione per omaggiare il maestro Vicerina e tutto il corpo musicale che vi state comportando molto bene, vi meraviglia. Ogni volta che vi sento mi piacete di più, non so, è quasi come la mia banda, non la mia, il nostro corpo musicale. Ci rincorre sempre. Va bene, diciamo che corriamo la pari, sono due cavallini, va bene, così, ok. Buona prosecuzione. Cosa lo presento per salutare il sindaco e gli auguri all'assessore. Mi raccomando, teneteci in considerazione come finora fatto. Tutto quello che gli abbiamo fatto. Ci contiamo. Grazie Aldo. Saluto anche il presidente della SER di Valmadrera, Ivan Amileri, e sappi che noi siamo sempre pronti a venire a suonare al rifugio in Colle di Canza. Basta una telefonata, il giorno dopo siamo su. Va bene. Possiamo continuare allora. Vediamo.
Proseguiamo con un'altra hit che ha fatto sicuramente ballare ognuno di noi. Ascoltarla mentre si cammina rende impossibile non muoversi a tempo, anche se si è in mezzo alla strada. Colonna sonora di un noto film di animazione e brano più trasmesso dalle emittenti britanniche nel 2013, lo portano a essere candidato agli Oscar l'anno successivo. Cantata da Pharrell Williams nelle orecchie di tutti e suonata per noi stasera dal corpo musicale, Happy! Del signore, stavo guardando prima e mi veniva l'idea di mettere sotto un tappeto elastico e vedere cosa succede, che dirigi su dall'alto di lì e cosa che continui a saltellare. Allora voglio chiamare la signora Rossetti per questo omaggio floreale, per così tanta pazienza che ha avuto col marito. Se no viene la figlia, ecco la signora che arriva. Dice maestro. Questa lunga conoscenza con il corpo musicale della cittadina. Grazie a te. E la signora Rossetti. Opla, queste mascherine. Grazie di essere venuti. Lodiamo anche alla signora Federica Antonio Traversi, nonché per lui. Siamo qua a elencare tutta la dinastia dei nomi, domani mattina siamo qui ancora, Federica, Priuli, Antonio, Traversi, Crismondi, eccetera, eccetera, eccetera.
sei troppo titolata. Grazie, e grazie soprattutto per quello che fate per voi. Prego. Richiamo prima il maestro, poi presento il brano. È scappato. Presento il brano. Magari cambio. Allora, lo stato americano della Virginia, nome del brano che ascolteremo ora, ha una forma triangolare che può essere ritrovato metaforicamente nella composizione di Jacob Dayan che ascolteremo ora. Ok. I triangoli lati rappresentano tre periodi che giocano un ruolo importante nella storia della Virginia. La colonizzazione, con una breve introduzione in tempo lento, la schiavitù, raccontando le emozioni con richiami blues, e la guerra civile americana con un campo di battaglia di ottoni. Il tutto si chiude con la liberazione e la speranza che suonano nel lento tema finale. Ho fatto la corsa a prendere i fiori sul fiatone. Dove ritroviamo anche l'ottimismo nel futuro. Richiamo il maestro a dirigere il corpo musicale. Grazie. Thank you.
maestro, scusa ancora un attimo, perché adesso è il momento della signora più importante della banda. Ed è la nostra madrina Loredana Pozzi Galimberti. Eccola qua. Bel personaggio. Eh? Allora, la madrina si sta già occupando dell'organizzazione di un burraco il cui introito sarà a beneficio della banda, e questo sarà, si terrà il 26. Domenica 26 ci sarà questo torneo di burraco presso il salone della parrocchia San Giacomo. Quindi intervenite in tanti, pagate tanto e giocate poco, così andiamo a casa alla svelta. Grazie Loredana. Allora, dov'è che le fanno l'iscrizione? L'iscrizione per la gara di burraco, da te. Allora ci saranno prossimamente in settimana dei volantini con le istruzioni per le iscrizioni. Ripeto, alla domenica 26 presso il salone dell'oratorio San Giacomo. Questa gara di burraco pro cittadina. Grazie. Penultimo brano prima di eventuali bis. Birdland, un brano musicale jazz composto in puro stile fusion che ottenne un inusuale successo commerciale e divenne uno standard del jazz entrando nel repertorio di molte orchestre e solisti. Il titolo del brano si riferisce al celebre locale di New York sulla 52esima strada, così chiamato in onore del sassofonista Charlie Parker, soprannominato Bird. Si tratta quindi di un tributo al locale che il compositore Joe Zawinul ebbe modo di frequentare da giovane e dove incontrò la sua futura moglie. Thank you.
le chiedo un ulteriore battimani per il nostro vice maestro Moreno. Grazie. Allora, è il momento di Manica. Questo dov'è Manica? Eccolo, riguardala. Come siamo eleganti, Manica, che splendore. Devi cantare? No. Lei avvia da canto. No, perché se no facciamo un'altra rientre. Prego. Grazie. Uè. Allora, siamo pronti per questo finale esplosivo. Colgo l'occasione, se no dopo mi dimentico, di ricordare tutti quanti hanno collaborato e stanno collaborando al servizio ristoro, che poi ci sarà l'occasione di bere qualcosa assieme, e al montaggio del palco, a Donato Music Center per le luci, alle gentili signore che si sono occupate delle proiezioni sul muro. Grazie, speriamo che la serata sia stata di vostro gradimento. E finiamo con questo pezzo e poi vediamo. Grazie. Terminiamo con la il pretesto per la composizione del lavoro di cui ascolteremo. Si era un fatto un po' di papere. Non ero pronta a questo ritorno in questo contesto stupendo. Quindi, il lavoro di cui ascolteremo con la composizione ora nasce dalla firma del Trattato di Aquisgrana, che mise fine alla guerra di successione austriaca. Il re non badò a spese e volle che si celebrasse l'avvenimento con grandi festeggiamenti e fuochi d'artificio, questi ultimi prodotti da una gigantesca struttura in legno, costruendo dentro di essa, per i musicisti, una speciale pedana sopraelevata. La pedana l'abbiamo, si narra anche gli effetti speciali. Occhio. Quando l'opera venne pubblicata, Handel avrebbe voluto presentare il lavoro come un'ouverture, ma la corona diede il titolo di Musica per i reali fuochi d'artificio come propaganda in favore di un trattato altrimenti impopolare. Thank you.
Bene, prima di chiudere definitivamente la serata, chiamerai Luca. Luca, vieni. Luca è un altro conquistatore che prende una, lascia, metterà un'altra, chissà come fanno questi nemmeno. Ecco, a te il compito di omaggiare la presentatrice Emanuela, questa te la guarda. Bene, grazie. Maestro. Siamo 18 bis. No, è perché il problema è che le pizze si raffreddano. Va bene, cioè. Ecco. Bene. Vogliamo richiamare il maestro Sergio Vecerina perché merita un applauso molto più sostanzioso. Grazie maestro. Tutta la banda, la cittadina. Bene.
Vi ringraziamo per la vostra numerosa presenza. Se siete stati soddisfatti della serata, potete lasciare un obolo, minimo 50 euro, non di meno, nel vaso lì che ci sarà sul tavolo. Vi ricordo il prossimo concerto che ci sarà il 9 luglio nel Rione Svizzera, cortile interno, vicolo Luigi Rò numero 5. Sai chi ci abita lì? Più o meno, va bene. Quindi lì si terrà ancora un concerto del corpo musicale La Cittadina prima delle beniamate ferie, per poi riprendere a settembre con la festa patronale e così via. Ma vi ricordo anche il 26 giugno il torneo di Burlando. Grazie, buona serata. Gracias.